Le cadute dall'alto sono la principale causa degli infortuni sul lavoro, soprattutto in edilizia, ed è il tema di questa nostra nuova puntata di Edilizia Sicura. Come prevenirle? Ma da un punto di vista pratico, in realtà il principio è molto semplice, e cioè impedire alla persona che sta nel luogo di lavoro e sta svolgendo la sua attività lavorativa di cadere nel vuoto o negli spazi appunto che danno verso aperture o dislivelli notevoli, appunto, che possono comportare incidenti gravissimi e ovviamente, come si può ben comprendere, anche mortali quando l'altezza è notevole, ma purtroppo qualche volta anche un minimo dislivello basta per avere degli incidenti gravissimi. Quindi si tratta semplicemente di impedire la caduta. Questo significa chiudere tutto quello che nei piani di lavoro, per esempio in un solaio dove c'è un'apertura per motivi tecnici viene realizzata e per qualche tempo deve essere lasciata libera, questa semplicemente chiuderla con un tavolato, con un sistema tale da impedire appunto la caduta all'interno delle persone. Un'altra situazione molto frequente è quella in cui si ha un dislivello, ovviamente, e bisogna proteggersi con un parapetto, in modo particolare per esempio all'interno di un ponteggio, dove il problema è spesso più sentito perché si tratta appunto di montare e di utilizzare a regola d'arte appunto un ponteggio. Spesso questa cosa non viene fatta, o perlomeno ci sono fasi di complessità e di gestione a volte scorretta nel montaggio e smontaggio, che sono i due momenti, diciamo, le due fasi lavorative più complesse e spesso comportano dei rischi appunto notevoli. Un'altra situazione è anche quella in cui si è in presenza di un vuoto, di rischio di caduta, e lo si impedisce in qualche modo non attraverso opere di protezione ma attraverso dispositivi individuali di protezione, per esempio cinture di sicurezza. Quando si lavora su un tetto e non è previsto per esempio un ponteggio attorno, bisognerebbe avere un sistema che impedisce proprio fisicamente la persona, e quindi una cintura di sicurezza attaccata a una linea vite che in questo modo appunto impedisce la caduta. Stavo lavorando in alto sul ponteggio. Nel sollevare un oggetto pesante ho perso l'equilibrio. Ho fatto un passo all'indietro e in quello stesso istante mi sono detto: adesso volo giù. Noi siamo abituati a reagire alla sicurezza in presenza di paura. Ma l'abitudine, la routine elimina questo fattore che è biologico. La concezione che deve essere diffusa, sviluppata, è che la sicurezza non la fa solo il datore di lavoro o solo il lavoratore, si fa tutti insieme. C'è invece una disattenzione e una disabitudine alla sicurezza. In realtà le cose si sanno ma non si applicano. Mi ricordo bene che era un'altezza di circa 60 metri, insomma. Mi è girata la testa, non vedevo niente, e se cadevo da quell'altezza non ero più. È un attimo di sfortuna, è un attimo di stanchezza, di disattenzione, di imprudenza, nostra o degli altri. È un attimo che rompe un equilibrio ed impone un nuovo inizio. È un attimo che non ci riguarda finché non ci capita. E invece riguarda tutti. Perché le loro storie potrebbero essere le nostre. Doveva andare per forza così? Le cose possono andare diversamente.
Come possiamo fare in modo che tutto questo non accada più? Se invece ti insegnassero un po' di prevenzione per quanto riguarda le strumentazioni, quello sì che servirebbe. Dopo, come titolare dell'attività, lo insegni ai tuoi dipendenti, sì, ma a te non ha insegnato nessuno. Il nostro fisico ci parla sempre. Quando uno è stanco, deve fermarsi. Cioè, se tu non pulisci delle cose perché sei stanco quella sera lì, le pulisci la mattina dopo. Ma quello ti serve per riuscire a tornare a casa. Se invece tu vuoi fare tutte le cose benissimo e lo senti che fisicamente sei stanchissimo e continui, rischi. Solo che l'orgoglio, il lavoro, sembra che il lavoro non possa andare avanti se non ci sei tu, non è vero. Attenzione, formazione, sicurezza. La prevenzione deve partire da qui. La situazione, dato che si prospettava molto grave, mi sono accorto, mi sono guardato un po' intorno, pensando a tutto quello che mi poteva succedere in un futuro e quello che mi stava succedendo al momento. Le cadute dall'alto, lei mi chiedeva, sono rimasto sorpreso perché non credevo fossero così numerose e legate essenzialmente alla disattenzione e quindi alla fretta, alla pretesa, diciamo, di andare al di là della prudenza. Vuol dire che noi abbiamo assorbito una specie di droga che ci ha portato a pretendere troppo da noi stessi, a non rispettare quelle regole appunto di prudenza che dovremmo avere interiorizzato fin da bambini e che poi con l'andare dell'età si consolidano nella persona, la quale a sua volta le trasmette agli altri. Allora, che autorevolezza possiamo avere noi verso i giovani se siamo i primi a non rispettare noi stessi, oltre che magari certe volte anche a non rispettare gli altri e dare loro il cattivo esempio. Ero convinto di morire, pensavo solo alla mia famiglia. Prima di procedere all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve sempre essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli addetti e dei materiali di impiego. Nel caso in cui tale resistenza sia dubbia, devono essere adottati i necessari apprestamenti per garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, di tavole di ripartizione del carico, sottopalchi e impalcati di sicurezza, cinture di sicurezza. Non si deve mai accedere in zone pericolose, neppure per un tempo brevissimo, senza protezioni. Le tavole di ripartizione del carico devono essere posate in modo da consentire di lavorare agevolmente, estendendo cioè la zona protetta ad un'area superiore di quella lavorativa. Gli impalcati di sicurezza devono essere collocati il più vicino possibile sotto il piano di lavoro e in nessun punto tale distanza deve superare i 2 metri. Quando si opera in altezza, occorre proteggere tutto il perimetro dell'area lavorativa prospiciente il vuoto per evitare il rischio di caduta, con l'installazione di robusti parapetti perimetrali o il montaggio di un ponteggio sul perimetro. Queste installazioni devono essere realizzate in condizioni di sicurezza, con gli operatori dotati di idonee imbracature di sicurezza. Uno dei maggiori rischi delle lavorazioni sui tetti è proprio quello dello spessore delle lastre, che non garantiscono mai, essendo questi tipi di edifici ad uso industriale, diciamo, hanno delle coperture abbastanza esigue, non garantiscono il peso quindi dell'operatore che va a effettuare le lavorazioni previste. Ecco, in questo caso specifico
vediamo che c'è addirittura una parte del tetto che è in plexiglass ed è uno dei maggiori rischi che solitamente troviamo nelle coperture dei capannoni ad uso industriale. Ecco, vi facciamo vedere come in questo caso gli operatori lavorano sempre su un idoneo supporto che si creano quindi volta per volta in corrispondenza della loro lavorazione. Dei soggetti interessati, a che punto è a suo avviso su questo tema? Per fortuna stiamo facendo tanto e comincia a farsi sentire la differenza nei cantieri. Per quel che riguarda i ponteggi, appunto, le cose sono molto migliorate negli ultimi anni in Emilia Romagna e a Bologna in modo particolare. Rimane ancora molto per quanto riguarda i piccoli cantieri e spesso situazioni dove appunto si corre e si tende a sottovalutare appunto rischi, specialmente quando i dislivelli e quindi il rischio di caduta dall'alto è limitato. Questo comporta spesso un'attenuazione della sensazione di rischio sul luogo di lavoro e quindi spesso la tendenza a scorrere, a lasciar stare e a sottovalutare insomma, in qualche modo le situazioni di rischio. Uno dei metodi di protezione del rischio di caduta dall'alto nel lavoro, indubbiamente legato alle condizioni operative e alla valutazione dei rischi, è quello di utilizzare i sistemi anticaduta che utilizzano dispositivi individuali di protezione, quindi l'imbracatura, il cordino, il cordino retrattile, eccetera. L'utilizzo di questi dispositivi è però soggetto ad un addestramento, a una formazione che comprenda l'addestramento pratico da parte dei lavoratori che dovranno utilizzarli. Questo per far sì che i comportamenti, che sono l'aspetto fondamentale, il comportamento dell'uomo mentre utilizza questi dispositivi, sia un comportamento efficace e che porti a un risultato di sicurezza certo. Per far ciò si organizzano e si svolgono questi corsi di formazione dedicati appunto all'uso dei DP anticaduta. I lavoratori devono essere portati a svolgere delle operazioni che simulano, diciamo, l'utilizzo dei più diffusi, dei più importanti dispositivi di protezione anticaduta, in modo che possano poi, nel momento in cui li dovranno utilizzare realmente, per esempio sopra un coperto, sopra un tetto, oppure utilizzando una piattaforma aerea o un altro tipo di attività, siano in grado di applicarli nel modo corretto. Quindi quello che noi facciamo è proprio una pratica che abbia un senso realistico. Quando si utilizza un ponteggio, il bordo superiore del parapetto deve superare di almeno 1,20 m il filo di gronda. Le imbracature di sicurezza devono essere utilizzate in tutti i casi in cui il lavoratore deve operare in altezza e non sia possibile l'installazione di altri sistemi di protezione collettiva come i ponteggi. Un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto è sempre composto da tre elementi: ancoraggio, collegamento, imbracatura. Il punto di ancoraggio può essere realizzato da un golfare fissato al tetto, che è il sistema sempre più utilizzato per fabbricati ad uso civile, una linea vita al tetto, che è il sistema sempre più utilizzato per fabbricati di tipo industriale.
Gli ancoraggi descritti permettono di realizzare interventi di manutenzione in sicurezza su coperture e tetti. Le prime tre cose da fare per mettersi in sicurezza su un cantiere in quota? Allora, la prima cosa è chiaro, la vestizione dell'imbracatura. Poi avremo una serie di dispositivi che sono i collegamenti tra l'imbracatura e i vari punti di ancoraggio che sono previsti nel cantiere, che il lavoratore dovrà portare con sé e, prima di arrivare in quella situazione di uso, collegare correttamente sia l'imbracatura che il punto di ancoraggio. I più diffusi, perché noi li possiamo menzionare, sono il cordino anticaduta, quello che ha l'assorbitore che permette di ammortizzare le cadute libere nel vuoto, il dispositivo retrattile, quello con il cavo che automaticamente si svolge se tirato e si riavvolge se la persona si riavvicina, e oltre a questi abbiamo altri dispositivi per utilizzi più particolari come il dispositivo scorrevole su corda. E che tipo di manutenzione richiedono questi dispositivi? Intanto hanno una durata massima che è stabilita dal loro fabbricante. La norma impone al fabbricante di dichiarare qual è la durata, quindi non potranno avere una vita infinita e illimitata, ma ognuno avrà una vita come stabilita dal suo fabbricante. Nel corso di questa vita però si possono danneggiare precocemente o usurare e quindi andare fuori servizio in anticipo. Ma chi può determinare questa messa fuori servizio? Si tratta di fare dei controlli che la norma impone ogni 12 mesi da parte di una persona esperta o comunque un soggetto autorizzato dal fabbricante. Il problema è che una volta che un'impresa o un artigiano li acquisisce, li acquista e diventano suoi, è lui che è responsabile di questa gestione con tanto di controlli da far fare alle persone incaricate, e potrebbe essere carente questo aspetto, ma il più delle volte purtroppo quando c'è un incidente da caduta dall'alto è stato causato non dalla presenza ma dall'assenza dell'uso del dispositivo, che è il problema fondamentale, cioè quello che il comportamento di sicurezza del lavoratore non è stato realizzato. E qui la formazione gioca, diciamo, il ruolo principale. Indubbiamente la formazione ha un aspetto fondamentale, anche se non può risolvere tutti i problemi. Certo è che è l'avvio a un comportamento sicuro da parte del lavoratore, che poi sarà l'esperienza di cantiere e le condizioni di lavoro che troverà a migliorare, a modificare. Però se non c'è un'impostazione iniziale di comportamento corretto, è difficile che lui possa acquisirlo solo con il buon senso. Unendo i nostri sforzi, potremo ridurre ancor di più il numero dei morti sul lavoro. Tre consigli importanti che vi salvano la vita. Un parapetto robusto, in assenza di questo una cintura di sicurezza ben agganciata, e la terza cosa, chiusura di tutte le aperture e le bottole sul piano dove lavorate. Questo vi salva la vita. Edilizia sicura! Un incontro informativo rivolto a lavoratori del settore edile che sono usciti o stanno uscendo dal settore stesso, e serve a far capire loro quali potranno essere delle opportunità di supporto che sono possibili, sono state rese possibili dalla Regione Emilia-Romagna tramite finanziamenti del Ministero del Lavoro attraverso il Fondo Politiche Attive. In questi incontri informativi, che si svolgono in tutte le province dell'Emilia-Romagna presso le scuole edili, verranno appunto spiegati quali saranno le opportunità a partire da un primo momento di accoglienza
emergenza per questi lavoratori, si cerca di capire quali sono le loro esigenze e quali potrebbero essere le opportunità migliori per cercare di reinserirli nel mondo del lavoro, attraverso varie azioni che possono essere azioni formative di specializzazione o azioni formative anche trasversali, magari focalizzando l'attenzione per chi non ha competenze in merito anche per esempio sull'uso dei computer, oppure anche sulle lingue, perché no, magari per migliorare chi ha già un minimo di competenze linguistiche. Potranno essere anche tirocini formativi presso aziende interessate evidentemente ad accoglierli. Lunedì 14 dicembre 2015 dalle ore 10 alle 17 si svolgerà l'Open Day dell'Istituto Edile di Bologna, durante il quale allievi e famiglie potranno visitare le aule e il laboratorio costruzioni e vedere i ragazzi coinvolti in attività edili pratiche come muratura, cartongesso e imbiancatura. Verrà inoltre presentato il percorso gratuito di istruzione e formazione professionale organizzato da IPLE, rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni per diventare operatore edile alle strutture. Per info si può contattare l'Istituto Edile di Bologna o visitare la pagina Facebook. Sul tema della formazione professionale rivolta ai giovani, Edilizia Sicura sta preparando una puntata speciale.